Buongiorno e bentornati alla rassegna stampa dell'edicola di Pinuccio. Dopo la pausa di ieri dovuta a dei problemi tecnici a causa del maltempo, ritorniamo in grande stile con ospite Michele Conia. Benvenuto, Buongiorno, grazie a voi. consigliere comunale di Cinquefrondi, nonché leader di Rinascita e amico dell'edicola di Pinuccio. Grazie a voi per l'invito. Partiamo subito con le prime pagine dei quotidiani più letti in Calabria, Gazzetta del Sud. Apre con multiservizi 260 in mobilità, i rappresentanti sindacali costretti a dare l'ok contestano l'assenza comune. Interrotti i rapporti di lavoro per cessazione della società mista, pronti i nuovi progetti. Hai seguito questa vicenda, Michele? Sì, non nel dettaglio, però diciamo rientra nella vicenda complessiva del famoso modello Reggio, che tanto era stato diciamo, esaltato negli anni scorsi, e questi sono purtroppo i frutti reali di questo modello, un modello che ha portato una città in ginocchio, al fallimento e centinaia di lavoratori che perdono il posto di lavoro. A quanto pare avevano assicurato agli operatori della multiservizi che sarebbero passati alla in-house, ma... Sì, ci sono state varie manifestazioni, poi tutta una serie di incontri, di promesse, ma la questione dura ormai da tempo. Poi, nella sostanza, a quanto pare, i lavoratori rischiano seriamente il posto di lavoro, come spesso accade in queste vicende, Perché insomma. la in-house, che ha capitale pubblico, secondo le nuove regole deve passare attraverso un concorso selettivo. Esatto, Quindi esatto. i 260 lavoratori Non possono automaticamente. che ora sono in mobilità, a fronte tra l'altro di un decurtamento del contributo di mobilità da 500 a 300 euro, se non ho Esatto, letto male. Alla sì. riunione, dopo la sua precisa richiesta, assente il comune che però ha garantito la ripartenza delle attività. Altra notizia del giorno che entra in questo quadro dei postumi, diciamo, del modello Reggio è l'abbandono dei due subcommissari Alla sanità. alla sanità, hanno restituito la delega in polemica tra l'altro con Scopelliti che è commissario ad acta della sanità. Altra evidente contraddizione. L'ennesima che vive questa terra, questa regione, e tra l'altro viene nominato commissario per risanare anche l'aspetto dei conti, quindi l'aspetto economico di un settore così importante come la sanità, a un sindaco appunto che ha portato al fallimento un comune come Reggio Calabria, con anche la discrasia poi del duplice ruolo, da un lato governatore, quindi ruolo politico, dall'altro quello di commissario, e con una sanità calabrese che è sotto gli occhi di tutti, questo è un problema diciamo storico, che è la regione che spende più soldi di tutti nella sanità, e poi probabilmente, se non, anzi sicuramente la regione che garantisce meno servizi nel settore della sanità, E sta tagliando ancora. e si continua a tagliare, tant'è che siamo costretti, ognuno di noi, insomma, abbiamo avuto sicuramente almeno un'esperienza di un viaggio della speranza, o direttamente per noi o per un nostro familiare. Questo è davvero uno degli aspetti più seri e più tragici di questa regione. La situazione degli ospedali della Piana, la stai seguendo? A che punto è la protesta? Qui si continua, io sono tra i firmatari, diciamo, dell'appello che è stato lanciato contro la chiusura degli ospedali, che comunque li ritengo presidi, per quanto con tutte le criticità e le problematicità che conosciamo tutti, però in ogni caso presidi necessari, e che non è. Casomai questi ospedali andrebbero potenziati e migliorati e non chiusi, anche perché la conformazione anche del nostro territorio è molto particolare, e ritengo che queste siano due strutture assolutamente necessarie e che non possono essere chiuse. Hanno un bacino tra l'altro Di tantissimi, sì, ma poi diventa fondamentale anche perché comunque ci sono tutta una serie di questioni. Da un lato il pronto intervento, il primo intervento, che già così come ora, penso a comuni più internati, che già per arrivare a Polistena o a Gioiotaro hanno delle grandi difficoltà, e quindi già così la situazione è drammatica. Figuriamoci se vengono anche chiusi questi presidi. E
E poi vi è tutta una serie di questioni anche un po' sulla scia del tribunale, di servizi che vengono sempre tagliati, in un territorio, tra l'altro, che si collega anche alla mancanza di collegamenti e di trasporti. Cioè io immagino ad esempio il signor anziano che non ha la macchina, che deve recarsi a farsi una visita o comunque un accertamento, anche andare a fare visita semplicemente ad un parente ricoverato. Cioè, sono follie che una classe politica, davvero miope e assurda, non riesce a capire quali sono le reali esigenze del territorio. E questo discorso si inserisce poi alla chiusura del polo oncologico Campanella, tra l'altro, Esatto. che era Sì, ma l'unico in è tutto, Calabria. alla fine, per assurdo, pur parlando a volte di settori, completamente distinti, per assurdo poi è tutto un unico disegno. Sembra un disegno sistematico, appunto, Esatto. di indebolimento della Calabria. Vediamo i dettagli che aggiunge l'ora della Calabria alla faccenda della multiservizi. C'è l'ostacolo concorso, nessun assorbimento automatico dei 270 operai della società in-house. I lavoratori sono stati comunque tutti messi in mobilità, ma il loro futuro occupazionale resta un'incognita, appesa alla volontà di Palazzo San Giorgio. Il Comune è stato il grande assente alla riunione che ieri ha segnato una nuova e fondamentale tappa nel tortuoso cammino della ex municipalizzata in liquidazione, presentate le bozze dei servizi che andranno a svolgere i dipendenti di passaggio in Calabria Lavoro. Mancano però le manutenzioni più importanti. Torniamo un attimo indietro, rimanendo sull'ora della Calabria. Presi i pistoleri del sabato sera, due arrestati per la sparatoria contro un 33enne di Taurio Nova, che ricordiamo si era presentato in ospedale con alcune diverse spiegazioni del ferimento. Prima aveva detto che era stato colpito un colpo di fucile, poi che aveva avuto un incidente d'auto. Addirittura ora si parla di tre colpi esplosi e sono state arrestate due persone per tentato omicidio. Frontale sulla SS18, muore 26enne, la sorella è in coma, all'altezza di Acquapesa. I commissari si autosospendono, sanità, pezzi e Delia lasciano, contrasti coscopelliti sul piano operativo. Reggio Multiservizi l'abbiamo vista, passiamo quindi alle notizie della Piana che ti riguardano oggi personalmente. C'è titola l'ora della Calabria, servizi sociali, gaff di scappatura, la Pellegrino, lavoro ancora per l'ente ma l'assessore non lo sa. Quelli di Calabria Ora hanno sentito la Pellegrino in seguito alla tua risposta alle dichiarazioni di scappatura, dell'assessore scappatura riguardo allo stato delle politiche sociali calabresi, i cinque frondesi, ce lo vuoi riassumere? Sì, no, sostanzialmente l'assessore Scappatura, davvero, un titolo bene, secondo me il giornale Calabria Ora, ha fatto una gaffa anche abbastanza grave, nel senso che ad una mia critica, principalmente sull'aspetto del servizio civile, del fatto che il comune di Cinque Fondi abbia perso il finanziamento per il servizio civile, in base a questa mia critica, dove dicevo anche che è stato completamente smantellato l'ufficio delle politiche sociali, l'assessore Scappatura pubblicamente, anziché restare sul piano, diciamo, della politica e sul piano del confronto politico, tira in ballo una professionista, quale la dottoressa Pellegrino, diciamo, utilizza lei per attaccare me, mettiamola così, che commette un errore gravissimo, una gaffe gravissima, perché intanto per la delicatezza che un assistente sociale e il suo lavoro, quindi richiede riservatezza, richiede tranquillità, e in ogni caso non è corretto tirare in ballo figure professionali in quello che, diciamo, è l'arena politica, diciamo così. Secondo l'assessore Scappatura dice anche una serie di falsità, cioè quando l'assessore Scappatura sostiene che la Pellegrino dice determinate cose sulla Pellegrino, non sa, come la stessa oggi dalle pagine di Calabria Ora ribadisce, anche a me risulta, la stessa sta collaborando in ogni caso, perché lei ora è l'assistente sociale del consultorio di Polistena, ma sta lavorando continuamente anche su casi molto delicati e importanti con e per il comune di Cinque Fondi. Ora, che un assessore a ramo, cioè, anzi, l'assessore, non un assessore, l'assessore a ramo disconosca questo, penso sia di una gravità inaudita. Se aggiungiamo che lo stesso assessore, diciamo, proprio in diretta,
in questa trasmissione, nella vostra rassegna stampa, ha detto, quindi diciamo non smentibile perché sono parole sue che tutti abbiamo sentito, che lui si è disinteressato per molti mesi per una questione di ripicca nei confronti del vice sindaco. Però lui ha detto per motivi personali, sono mancato, il sindaco lo sapeva. Ecco, in una fase, poi in un'altra dice anche che per questione di ripicca, poi in un'altra dice per motivi personali. Comunque, al di là dei motivi, lui stesso ammette che si è disinteressato del proprio assessorato. Ora, delle due l'una, o tu ti sei disinteressato, qualunque sia la motivazione, anche giusta, per carità, non voglio entrare nemmeno nel merito e né voglio fare polemica, però o ti disinteressi o poi arrivi sul giornale e spieghi le motivazioni. Tra l'altro vedo proprio su questa pagina di giornale, lui dice ad esempio che Cinque Frondi risponde Conia vive fuori dal mondo perché non capisce che non ci sono più i fondi di prima. Vedo ancora oggi, perché ogni giorno sto uscendo un comune, non so se può essere inquadrato, Molocchio, sì. Servizio civile al via il bando per 8 volontari. Quindi questo per dimostrare come non è vero, perché gli altri comuni, ogni giorno un comune sta pubblicizzando, diciamo così, sui giornali l'approvazione dei progetti, e il comune di Cinque Frondi è uno dei pochi che invece non riesce ad ottenere questo finanziamento. Non ha presentato il progetto. Li ha presentati e sono stati bocciati. E se a questo aggiungiamo, e qui forse diciamo la rabbia dell'assessore Scappatura, che il comune di Cinque Frondi, quando il sottoscritto era assessore, aveva ottenuto ben 54 volontari ed era stato il comune in percentuale tra abitanti e numero di volontari ottenuto il primo comune d'Italia, sulle statistiche proprio nazionali del servizio civile. Se noi passiamo dall'essere il primo comune d'Italia all'essere completamente esclusi, io credo che qualche problema c'è, e che forse con umiltà l'assessore doveva tentare di capire le motivazioni, tentare di capire come invece fare il prossimo anno per migliorare la situazione. Questo purtroppo non avviene. Vedremo, lo abbiamo invitato anche l'assessore Scappatura, vediamo se domani riuscirà a venire in trasmissione. No, ma io approfitto anche dalla vostra diciamo disponibilità, se vuole l'assessore Scappatura io lo invito ad un confronto pubblico sulle politiche sociali, perché credo abbia bisogno anche di mettere a fuoco determinate questioni, visto che noi abbiamo perso davvero tutti che lui ne dica, tutti i progetti esistenti che c'erano a Cinque Frondi, e tra l'altro disconosce totalmente la materia. Io se vuole, ma un confronto anche costruttivo, probabilmente senza voler ergermi a chissà cosa, a dargli anche qualche consiglio. Quando lui ad esempio dice pubblicamente l'assistente sociale era stata mandata al comune di Cinque Frondi dal consultorio, vuol dire che non ha idea nemmeno di come si ottiene un'assistenza sociale al comune di Cinque Frondi. L'assistenza sociale Pellegrino all'epoca era il comune di Cinque Frondi con una convenzione fatta dal sottoscritto nella qualità di assessore con l'ASL. Quindi cioè, se dichiara queste cose vuol dire che è completamente fuori da quello che sono le realtà, che è la realtà della gestione di un assessorato delicatissimo e importantissimo per un comune come quello di Cinque Frondi, qual è quello delle politiche sociali. Se poi lui, come qualche volta anche dichiarato, non ha la propensione per il sociale, ma ha propensione più per altre tematiche, vedi la cultura e altro, legittimo, ben venga, ma lasci la delega a qualcun altro, si dimette, oppure intervenga il sindaco e ritiri la delega. Vediamo allora domani cosa ci risponderà Scappato. Se non riesce a venire in trasmissione, magari lo chiamiamo domani mattina. Passiamo alle altre notizie della Piana. Madafferi, sui migranti ci hanno lasciati soli. San Ferdinando, ennesimo grido d'allarme del sindaco. Nessun aiuto dal ministro Chienge, nessuna risposta alle mie lettere al Viminale e alla giunta regionale. Inizia la stagione di raccolta degli agrumi nella Piana e atteso l'arrivo di centinaia di braccianti in cerca di lavoro. E sono già arrivati, in realtà la tendopoli sta di nuovo per esplodere. Poi abbiamo visto come i numerosi sbarchi che quotidianamente stanno arrivando in Calabria portano questa situazione ancora ad un livello ancora più estremo. Comunque Gioia Tauro al via il coordinamento per il Posso mare. Posso suggerire a Madafferi, il sindaco di San Ferdinando, di fare una chiamata al sindaco di Riace probabilmente e magari chiedere al sindaco di Riace come i migranti che arrivano possono diventare eventualmente invece una risorsa per il suo comune, un po' per tutto il comprensorio, perché poi ci sono delle esperienze positive. È anche assurdo però, che... Perdonami, forse la situazione di Riace è un po' diversa, perché Riace era un paese, come lo stesso sindaco mi ha detto tra l'altro quando siamo andati fare un servizio con Michele Carlino. Con Mimmo Lucano, Sì. Un grandissimo uomo, ha fatto una cosa che... Però dice, il nostro paese stava morendo.
cioè la popolazione era così bassa che questa iniezione di vitalità. Rosarno è una situazione un po' diversa perché... No, ma qui parliamo di San Ferdinando, però. Sì, Rosarno e San Ferdinando, vabbè. Ma tra San Ferdinando e Riace non è che c'è molta differenza, nel senso... io credo che se l'errore che noi commettiamo, l'errore grave che su questa vicenda che noi commettiamo è quello di, per chi diciamo poi, per quel che riguarda me, la mia coscienza, il mio modo di essere, vi è principalmente l'aspetto umano, eccetera, eccetera. Ma anche chi vuole diciamo, ragionarla in modo egoistico ed economico, che non è il mio modo di pensiero, però per sfidare proprio chi la pensa in questo modo, se non si capisce che anche da questo punto di vista possono diventare delle risorse e non diciamo un problema, ecco perché io dicevo il sindaco di Riace, perché se a Riace e da Mimmo Lucano vengono spesso e sono venuti e vengono amministratori, non solo amministratori, studiosi da varie parti del mondo, il Festival dei Rom ogni anno, esatto, diciamo, no? Che per, è una realtà un per, po' per studiare anche la situazione, è possibile diverse. che gli amministratori del territorio invece non si degnano di andare anche, ecco come dicevi tu, andare semplicemente a vedere quello che si può fare, quello che si può costruire. Poi al di là delle differenze che ci può essere tra un comune e l'altro per tutta una serie di motivazioni. Ma fino a quando noi continueremo, io credo che anche nel linguaggio le questioni diventano importanti, fino a quando noi continueremo a dire il problema, e non ad esempio se noi sostituiamo le parole e diciamo il problema dei migranti, sostituiamo con la risorsa dei migranti, ma forse già è l'impostazione mentale che tutto può cambiare. C'era la bellissima, il bellissimo intervento di poco tempo fa di Henry De Luca che diceva sì. Noi chiamiamo ondata dei migranti ci aspettiamo quindi una cosa devastante, quando in realtà la parola giusta è flusso. Flusso. E il flusso irrora la terra, porta vita. Ovviamente però parlando di San Ferdinando e di Rosarno, che è una situazione con una storia un po' diversa da quella di Riace. Sicuramente. Un sostrato sociale e culturale che forse ha qualche tara in più rispetto a... Però io faccio una domanda, da questo punto di vista, cogliendo anche la tua giusta provocazione. La domanda è, oggi se non ci fossero i migranti, le arance di Rosarno, chi le raccoglierebbe? Questo ad esempio, l'evento per tutelare il raccoglitore d'arance ci mancherebbe. Dovrebbe ci arrivare mancherebbe. Anche... Ma lì l'intervento, l'intervento deve essere duplice. Allora, intanto vi è un problema anche a monte del costo che hanno le arance e i mandarini attualmente. Ed è un primo problema serio che riguarda poi l'agricoltura e che riguarda un po' tutta la questione. E il secondo è certo, messa diciamo garanzie di non sfruttamento e di rispetto verso queste persone che lavorano. E quello è un aspetto che condivido totalmente con quello che tu dici. Però vi è il rovescio della medaglia. Io dico che ci sono tutta una serie di lavori che se non le facessero loro oggi non li farebbe nessuno, perché anche dico questo per smentire la famosa storiella che si sente dire in giro, vengono qui a rubarci il lavoro, no? Ovviamente cioè, poi c'è tanta perché poi ormai si scade nei luoghi comuni, ecco. Poi magari però sono le stesse persone che magari hanno la badante a casa straniera e quindi fino a quando poi hanno la badante che guarda la nonnina, della quale poi magari ci prendiamo pure la pensione noi, eccetera eccetera, quello va bene. Quando poi però dobbiamo fare il discorso in piazza ci innalziamo tutti a grandi moralisti o moralizzatori o comunque e poi la cosa più bella è quando si dice questo, la premessa è ma io non sono razzista, cioè è già nel momento in cui qualcuno dice ma io non sono razzista hai bisogno, cioè, di specificarlo appunto quindi certo no. Ovviamente poi quando tu dici il prezzo delle arance 7 centesimi mi pare che al chilo, no? Appunto. No, tra l'altro ora c'è lo stesso problema con i kiwi. Cioè molti coltivatori di agrumi hanno tagliato l'aranceto, abbattuto l'aranceto per piantare i kiwi e ora si ritrovano con lo stesso problema. Lì ci vuole un intervento, a mio parere, dall'alto per Giusto. Il controllo degli investimenti, anche perché arriva la multinazionale Coca-Cola a San Ferdinando, compra a 7 centesimi e poi dice sì, ti rivaluto la zona, la zona industriale, quello è un intervento che a noi serve poco. Bisognerebbe tutelare
la quantità di succo nell'arancia, quindi E un intervento su che un questo po' esula anche dal concordo. sindaco. Però ovviamente anche dal basso, come mi fai notare, è la cultura che dovrebbe Ma non c'è dubbio, essere ma anche perché vedi, sollecitata, io ho avuto ecco, non... modo, perché faccio parte anche dell'associazione Africa Labbria di Rosarno, Sì, insomma, dove tra l'altro ci sono i ragazzi stessi. C'è spesso queste persone che noi vediamo per strada e le trattiamo come no. Poi se tu inizi a parlare con loro scopri che magari ognuno di loro parla 4-5 lingue, magari hanno 2-3 lauree e che quindi. Se sono qui e se accettano anche di fare questo tipo di lavoro, è semplicemente perché sono costretti, perché poi non si va mai anche a se proprio dobbiamo andare in alto, a monte anche delle motivazioni per le quali queste persone, arrivano o scappano, perché poi siamo gli stessi che ci piace finanziare le guerre, che ci piace, ci piacciono le colonizzazioni, ci piace che le nostre multinazionali vadano lì a sfruttare e a depredare il loro territorio, però poi ci nascondiamo quindi quali sono le cause e guardiamo anche spesso, guardano, io non lo faccio, dall'alto in basso queste persone ritenendole non quello che poi realmente sono. Ecco, quindi. Ovviamente questo è un problema di cultura soprattutto. Appunto. Comunque andiamo avanti velocemente, c'è a pagina 27 dell'Ora Calabria un bel itinerario, una bella mappa di San Giorgio Morgeto, quel tesoro nascosto in Aspromonte, tradizioni e sapori antichi dimenticati tra stretti e suggestivi vicoli e piazzette. Qualche foto è un racconto del viaggio Il paese che di mi Giuseppe ospita. Mazzù. Ti ospita, E io dice. vivo a San Ah già, Giorgio. vero, vero, vero. E quindi passiamo velocemente al quotidiano della Calabria, che apre comuni ostaggio delle cosche, sciolti dal governo per mafia, Cirò e Sedriano. Sedriano è il primo comune di Lombardia che viene sciolto per affiliazione mafiosa, Mafia. per 'ndrangheta addirittura. È cominciato tutto con l'arresto all'assessore della giunta Pare Formiconi. per pressioni, mi pare che la motivazione dica. Sì, mi pare di Se sì. non ho letto male stamattina presto, Legato perché all'inchiesta dei mesi scorsi su infiltrazioni la dell''ndrangheta, infiltrazione. parte tutto ovviamente dalla giunta Formigoni, l'arresto Esatto. dell'assessore, e poi da lì si sono aperte le varie branche dell'indagine. Lotta al crimine, manette al boss dei piromalli, determinanti nell'inchiesta di dichiarazione del nuovo pentito Antonio Russo, che vediamo nella foto. I Russo pare avessero una grande capacità di influenzare le banche della piana, quindi tremano anche gli istituti di credito, poi vedremo come andranno avanti le indagini. Facciamoli tremare, che non gli farà male. Controllava le tangenti da riscuotere. È stato emesso un decreto di fermo preventivo per Copelli, cognato del capo Don Pino. Nel pezzo di Michele Albanese comunque c'è tutta la descrizione della vicenda. E nella Locride invece c'è una notizia che ci riguarda da vicino, perché un nostro concittadino, Michele Bruzzese, è stato minacciato. Le forze dell'ordine indagano sull'accaduto, c'è aria di tensione in città. Il comandante dei vigili di Siderno a tempo Siderno. determinato è stato inviato per le competenze da Oppido, perché mi pare che lui è... Oh sì, un attimo che il regista ci fa cenno di ingrandire. A Siderno è recapitata una lettera intimidatoria a Michele Bruzzese, presta attenzione. Cioè, pare che ci siano delle tensioni che arrivano appunto fino alla... Ma intanto, consentitemi di esprimere la solidarietà all'amico e compaesano Michele, insomma, io credo che questo sia la dimostrazione che probabilmente Michele stia facendo bene il suo lavoro. E purtroppo, come spesso accade dalle nostre parti, quando si fa il proprio dovere e si fa bene, significa dare fastidio a qualcuno. Quindi l'invito che io faccio a Michele è di andare avanti e di continuare, diciamo, a fare bene il proprio lavoro e naturalmente, oltre alla solidarietà, con la speranza che gli amministratori, non solo gli amministratori, che la parte sana e forte di Siderno si stringa attorno al comandante dei vigili e respinga questo modo assurdo che ancora persiste nel nostro territorio, quello delle minacce, quello del voler insinuare paure nei confronti di chi semplicemente La ricerca svolge di un il proprio. controllo che forse per Esatto, troppo tempo è stato esatto. concesso e continua a richiedere. Ricordiamo che
Dipendente di ruolo, Michele Bruzzese ha occupato Mamertina con la qualifica di funzionario, istruttore, direttivo, comandante della Polizia Municipale, categoria D. E l'hanno voluto alla guida dell'unità di Polizia Municipale Siternese per far fronte allo spostamento provvisorio fino al 31 agosto 2011 presso l'unità comunale. Affari generali e servizi demografici del comandante facente funzioni Giuseppe Valvo è stata l'amministrazione comunale diretta dal sindaco Riccardo Ritorto con la delibera di giunta, eccetera, eccetera, attraverso la quale si riteneva fosse fondata la necessità di una speciale competenza professionale presso l'ente cittadino, in grado di sopperire allo spostamento di Valvo nella nuova area direttiva. Quindi è stato chiamato per mettere ordine, probabilmente proprio in virtù delle sue capacità, e per questo avrà scosso un po' E l'opinione. probabilmente chi invece vive nel disordine, ci guadagna nel disordine, non accetta l'ordine. Infatti, ancora piana, frana a palme, evacuati 13 stabili, il vigile e il sindaco firmano cautelativamente lo sgombero di negozi e abitazioni. E a pochi metri dal Belvedere Gisa c'è stato questo crollo, un crollo di contenimento in una strada a ridosso del centro storico. Poi Maropati, ancora si parla della giunta del comune che è stata sciolta, si attendono le deleghe. Il sindaco Quellizzi aveva proposto di far prendere la delega della Cavallaro a Eric Presenti Rossi, che però ha dovuto declinare per altri impegni. E in più la giunta si è espressa dicendo è meglio trovare una risorsa locale, qualcuno del paese, valorizzare le intelligenze locali, quindi è tutto rimandato alla prossima settimana. Gioia Tauro, si lavora agli emendamenti per completare la riforma. Al Senato il presidente determinalisti Gentile, indispensabile integrare i porti con i territori circostanti. Ultime notizie dalla piana, uniti per difendere il mare, obiettivo combattere l'inquinamento e scoprire lo stato di salute delle acque. Nasce a San Ferdinando un coordinamento delle associazioni ambientaliste della piana. Si procederà con analisi su tutto il territorio. Poi c'è ancora la tua vicenda, la vicenda di scappatura, diciamo così. Molocchio, Caruso, per i caduti bastava una targa, polemica perché hanno intitolato una piazza. Nicola Orsa, Santa Fiamma sul Monte, un pezzo di Calabria a Bologna, l'esperienza di Domenico Rositano allo Smart City Exhibition. Domenico Rositano ha creato un'invenzione, un social network evoluto per la pianificazione e gli spostamenti condividendo veicoli privati, un'eccellenza calabrese che viene Ogni tanto esportata qualche poi, buona perché non rimane in notizia, Calabria. appunto. Per oggi è tutto, grazie a Michele Conia per essere qui e Grazie a voi e speriamo grazie di principalmente per il risentirci. lavoro che fate di informazione e di confronto che credo, come ho avuto modo di dire altre volte, sia necessario per la crescita di un'intera comunità a 360 gradi. Quindi grazie davvero ed è un grazie sentito e sincero per il lavoro che fate. Grazie a te Michele. Sigla Sport. Buongiorno e benvenuti alla rassegna Sport dell'edicola di Pinuccio. Le notizie dall'ora della Calabria che apre lo sport con calcio e integrazione. La Coa Boscoccè formalizzata l'iscrizione. La formazione di soli ragazzi africani giocherà il campionato di terza categoria. E dichiara Domenico Bagalà, dirigente della Coa Bosco. Abbiamo parlato con Damiano Tommasi del progetto del Coa Bosco e ci ha assicurato che ci darà una mano e che l'asso calciatori ci sarà molto vicino. Ci ha già invitato al prossimo Gran Gala del Calcio, Associazione Italiana Calciatori. Quindi buona notizia per la formazione creata al Bosco di Rosarno dove militano solo ragazzi africani. Verso il Mondiale in Brasile, 11 posti da assegnare, 4 riguardano l'Europa. Andiamo avanti, domani si gioca l'anticipo per la Serie A Roma-Napoli, ora sale l'attesa, il portiere De Santis contro il suo recente passato, gara particolare. Intanto il presidente del Napoli De Laurentiis si coccola tutti i suoi gioielli, Higuaín e Albiol stanno recuperando da piccoli infortuni e quando deciderà Benitez con i medici scenderanno in campo. Callejón è un grandissimo valore aggiunto per il Napoli, Reina è stata una sorpresa.
le dichiarazioni che hanno fatto scalpore del presidente della Juventus battute sull'Inter da Giacarta a Giacartone, riferita al magnate indonesiano che ha da poco acquistato il 70% delle quote dell'Inter. Per il Milan, Galliani e Allegri portano il Milan in ritiro. E ieri l'amministratore delegato ha parlato con la squadra, contro l'Udinese ritorna anche Kakà. Passiamo alla Serie B. La Regina deve sbloccarsi anche fuori casa. Un solo punto sinora lontano dallo stretto, parla il centrocampista De Rose. A Modena sfatiamo questo tabù. Crotone, assalto alla vetta, il patron Vrenna, obiettivo salvezza. Quindi tiene i piedi per terra il presidente rosso-blu, nonostante l'ottimo inizio di campionato della formazione crotonese. Per la prima divisione il Catanzaro è la prova del 9, l'umiltà per fare tanta strada. E nel prossimo turno si giocherà contro l'Ascoli, servirà una prestazione perfetta e l'allenatore Brevi non vuole lasciare nulla al caso. Per la seconda divisione le due squadre calabresi impegnate. Sentite l'attaccante D'Amico, io sono una sorta di Quagliarello, il fantasista della Vigor non teme paragoni ingombranti, i miei gol sono tutti belli. Modesto l'attaccante del Vigor Lamezia. Dita incrociate invece per il Cosenza, De Angelis è ok, Mosciaro e Alessandro Fermi, ieri sera il direttore generale Marino a cena con lo staff tecnico al completo. Per la Serie D, aria d'alta classifica per la nuova Gioiese, il giudice sportivo dà i 3 punti ai Viola che volano al terzo posto a quota 14. Intanto dal campo, oggi test contro il Real Gioia, lo sparring partner di questo pomeriggio sarà il Real Gioia di Mister D'Agostino, compagine che milita nel campionato di prima categoria. L'amichevole inizierà alle 15 allo stadio Stanganelli. Andiamo avanti e chiudiamo con la pallavolo. Per la A1 maschile, Tonno Callipo e bagno di folla al Pala Valencia. Pienone alla presentazione ufficiale del nuovo roster giallorosso di Callipo. Intanto una notizia che ci riguarda molto da vicino. Oggi pomeriggio alle 19 sarà presentata la squadra della pallavolo 5 Frondi dal manifesto affisso dalla società, che invita la cittadinanza a partecipare presso la mediateca comunale di Cinque Fronti alla festa di presentazione della squadra che parteciperà al campionato nazionale di Serie B 2 maschile. L'SD Pallavolo Cinque Fronti ha come obiettivo di sviluppare un progetto di crescita sportiva, economica e di immagine che possa riportare nel nostro territorio un sodalizio sportivo solido e vincente che degnamente lo rappresenti. Per quanto riguarda il settore giovanile, in linea con i principi esposti, la società sta investendo tantissimo nel settore giovanile, vivaio nelle future squadre maschili con i campionati Under 13, 14 e 15, corsi CAS, minivolley, super minivolley e prima divisione. Quindi siete tutti invitati oggi pomeriggio alle 19 alla presentazione della squadra della pallavolo 5 Fronti. Per oggi la rassegna stampa finisce qui, grazie a tutti per averci seguito e l'appuntamento è a domani. Buona giornata.